Buongiorno a tutti, oggi facciamo una ricetta semplicissima, le polpette col sugo alla calabrese, ma una ricetta rivisitata da me. Abbiamo 700 g di carne di suino, 300 g di carne di vitello, una carota, una cipolla e un gambo di sedano che ho tritato con la grattugia, 100 g di grana, 200 g di provolone a cubetti, un rametto di prezzemolo, qualche fogliolina di basilico, tre uova, del pane duro ammollato nel latte, salsa di pomodoro e sale. In un recipiente mettiamo la nostra carne trita, possiamo mettere le nostre uova, il nostro formaggio, il nostro pane ammollato. Il pane l'ho messo circa 20 minuti dentro il latte del pane duro e dopo l'ho strizzato con le mani. Adesso possiamo iniziare ad amalgamare il nostro impasto. Un'operazione molto semplice. Il pane erano circa tre panini duri che ho tagliato a pezzi e ho messo nel latte ad ammorbidirsi e dopo l'ho strizzato con le mani. In questo caso non mettiamo né il pepe nero né il peperoncino e né il pecorino perché di bambini sono gusti troppo forti che non piacciono. Non usiamo pan grattato perché vengono molto dure se no le nostre polpette, invece così hanno una consistenza veramente squisita. Appena il nostro impasto sarà ben amalgamato, possiamo iniziare a fare le nostre polpette. Prendiamo un pezzettino di carne, questa volta per dargli un po' di gusto in più, metto un pezzettino di provolone al centro della polpetta. Quadrettino di provolone, e andiamo avanti a fare le nostre polpette. Veramente un'operazione molto semplice.
andiamo avanti. Adesso che abbiamo finito di fare le nostre polpette, andiamo a preparare il nostro sugo. Ripeto, base, cipolla, sedano, carota e andiamo ai fornelli. Mettiamo la nostra pentola sul fuoco, olio extravergine d'oliva. Andiamo a mettere la nostra carota, cipolla e sedano. Facciamo prendere un po' di profumo. Quando è bella dorata la carota e tutto il resto, andiamo ad aggiungere il nostro pomodoro. Aggiungiamo anche un po' di acqua. E adesso aspettiamo che inizi a bollire prima di mettere le nostre polpette, così non si rompono, perché quando il pomodoro bolle, appena le mettiamo dentro, adesso possiamo mettere il nostro rametto di prezzemolo, qualche fogliolina di basilico, li metto così sarà più facile toglierle alla fine. Aspettiamo che bolle. Aggiungiamo un po' di sale. Come vedete, il nostro pomodoro inizia a bollire. Adesso andiamo a mettere le nostre polpette, abbassiamo il fuoco. Mi raccomando, abbassiamo il fuoco. Con l'aiuto di un cucchiaio, per non provocare schicci, andiamo a inserire le nostre polpette una ad una. Con delicatezza. Finito di mettere le nostre polpette, alziamo il fuoco, aspettiamo che torna a bollire il pomodoro e appena comincia a bollire abbassiamo di nuovo il fuoco, vi raccomando, perché se no il bollore potrebbe rompere qualche polpetta, e lasciamo cuocere il tutto per circa 25-30 minuti. Come vedete cominciano a farsi vedere le polpette, stanno bollendo, mi dispiace che non potete sentire il profumo. Ha inondato tutta la casa, è veramente qualcosa di eccezionale. Guardate come sono belle. Ancora un quarto d'ora, 20 minuti al massimo. Aspettiamo ancora un attimino.
E le possiamo portare in tavola. Belle, eh? Le nostre polpette sono pronte, possiamo spegnere il fuoco e ci possiamo trasferire sul tavolo per metterle in una pirofila. Con l'aiuto di un cucchiaio e di una forchetta iniziamo a mettere delicatamente nella nostra pirofila. Guardate che sono belle. Una volta finite di mettere nella pirofila, prendiamo il nostro sughetto. E le nostre polpette col sugo sono pronte per essere servite. Grazie mille e arrivederci.